Sarà lui, Conti, a dare uno dei gol alla sua squadra. Alla ricerca del pareggio, il Milan impegna le risorse del suo gioco di manovra. Onorato disegna i suoi aggiramenti con scattanti serpentini. Ma la Lucchese, tornata protagonista, fa scontare gli errori. Per esempio, un passaggio indietro di Annovazzi che Conti intercetta segnando il gol del 2-0. Anche se lo svantaggio è cresciuto, il Milan resiste alla guerra dei nervi. Annovazzi propone a Viola un problema scorbutico. Traversa e bravura lo hanno risolto. Secondo tempo, Carapellese ha segnato per il Milan al primo minuto e per poco non ci rifà. La Lucchese potrebbe risalire a 2 di vantaggio. C'è un rigore, ma Conti lo ha buttato nelle braccia di Rossetti. E Tognon salva definitivamente. Replica bruciapelo del Milan. Gol di Sloan. Pareggio in tasca, il Milan si batte ora per la vittoria. Sulla Lucchese, smontata per il rigore fallito, agisce la guerra dei nervi. Naturalizzato al nostro gioco, l'inglese Sloan lavora a quel biondo senza economizzarsi nei corpo a corpo. Todd si mette di mezzo, involontario bastone tra le ruote, e Sloan non riesce a frenare. La mano del cavalleresco Viola non è servita a parare il gol di Carapellese e Sloan. Serve a stringere le loro mani, nobiltà dello sport.